no? Benissimo. Cominciamo allora con la lezione di Hatha Yoga oggi. Partiamo, come vi insegno sempre, dalla propriocezione sul tappetino. Quindi distanziamo i nostri piedi a una distanza di 15 centimetri l'uno dall'altro, idealmente. Vi faccio vedere in posizione frontale e poi in posizione laterale, in modo che capiate anche come muovere, vedete, il bacino, la cosiddetta anteroversione e retroversione. Retroversione quando portiamo il bacino in avanti, coda tra le gambe, anteroversione quando portiamo il bacino indietro. Questo è importante per non mantenere una rigidità della parte centrale del nostro corpo, la parte medio-bassa. Questo ci aiuta anche quando andremo a fare delle flessioni in avanti. A questo movimento ci condiamo anche una rotazione delle spalle, quindi andiamo a extravuotare le spalle e a portare le scapole in dentro e le scapole in fuori. Quindi è come un po' se remassimo. Continuate con questo movimento e continuate a mantenere il movimento di scioglimento, io lo chiamo anche onda vertebrale perché partiamo dalla vertebra e scarichiamo fino alle cervicali, per poi con un bel inspiro retrarre ancora le scapole, aprire bene le braccia e sollevarle, per poi portarle incrociandole in alto. Ora puntate i piedi e unite le gambe, e da questo movimento, quindi di smobilitazione, andiamo ad allungare. Quindi procediamo su un allungamento e continuiamo ancora per 3, respiriamo bene per 2, continuiamo per 1 e sciogliendo piano piano pieghiamo le gambe e ora flettiamo in avanti scaricando le tensioni, andando ad appoggiare polpastrelle a terra e muovendo, facendo quasi un ballo con le gambe, ossia andando a piegarle nel movimento, sciogliendo anche la testa. Questo è il principio di riscaldamento che in ambito occidentale ci aiuta a preparare la nostra lezione di yoga. E poi da qui non salite, ma portate la mano destra sotto la pianta del piede, la mano sinistra pure, e cominciate a inspirare, raddrizzare la schiena, lo sguardo idealmente in avanti. E poi espirare, divaricando i gomiti, scendete giù piano 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 piano, scaricate, succhiate lo stomaco in dentro, Uddiyana Bandha. E poi inspirate di nuovo, lo sguardo in avanti, piano 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 piano, ed espirate, divaricate i gomiti e piano piano scendete giù, espirando il mento alla gola, la fronte alle ginocchia. E poi sciogliete le mani. Le appoggiate di nuovo con i polpastrelli al tappetino, piegate le gambe e piano piano vi srotolate come se foste un tappetino, vertebra dopo vertebra. E da qui la testa è l'ultima a salire. Ora portate il braccio destro in alto e andate a fare una flessione, un piegamento laterale, cercando di portare lo sguardo verso il soffitto ed aprire bene il petto, espirando, per poi inspirare e ritornare su. Allungare tutte e due le braccia e poi portare il braccio destro verso la gamba e il braccio sinistro che aiuta nel piegamento laterale con lo sguardo che va verso il soffitto. E poi di nuovo facciamo questo movimento verso sinistra, aprendoci con il braccio destro. E poi facciamo lo stesso movimento verso destra, cercate di espirare, di portare lo sguardo verso il soffitto. Da qui ritornate, incrociate di nuovo le falangi e fate un leggero piegamento indietro, quindi un'estensione indietro, per poi espirare di nuovo, scendere giù di nuovo con le mani, scaricare le tensioni. Questa volta inspirate ed afferrate con tre dita gli alluci dei piedi, quindi fate lo stesso movimento che si chiama questa volta Padangusthasana, piede dito,
Inspirate lo sguardo che va in avanti ed espirate, divaricate i gomiti, scendete giù piano piano, mento alla gola, fronte alle ginocchia. E di nuovo, inspirando, lo sguardo che va in avanti, ancora espirando, divaricate i gomiti e scendete giù piano 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 piano. E da qui di nuovo, piegate le gambe e vi sollevate, vertebra dopo vertebra. La testa è l'ultima a salire, anche le braccia. Da qui siete nella posizione e andiamo piano piano a divaricare le gambe. Andiamo immediatamente nella posizione del triangolo, Trikonasana. Divaricate quindi le gambe una distanza di 1,5 metri più o meno e girate il piede destro. Girando il piede destro tenete il fianco ben aperto e quando vi sentite pronti immaginate di spingere con il braccio destro un muro immaginario, ruotate di 90 gradi il vostro corpo. Lo sguardo che va verso il braccio sinistro, verso il soffitto. Non necessariamente dovete appoggiare la mano, le dita della mano destra a terra, potete anche rimanere con la mano sulla tibia o aiutarvi con un mattoncino. Quello che a me interessa è che non andiate in avanti e quindi che pigliate il vostro corpo, il vostro busto in avanti. Mantenete la posizione e respirate. Cercate un allungamento come Iyengar insegna, un allineamento posturale ottimo, aprendo bene il fianco sinistro per 3, per 2, per 1. Piano piano spingete con l'addome vertebra dopo vertebra, risalite. E andiamo a fare la stessa cosa sul lato opposto, dolcemente ci spostiamo di 180 gradi, apriamo bene il fianco destro, vedete come ho fatto io, spingete e scendete giù, portando il braccio destro in alto, lo sguardo verso il soffitto, mantenete la posizione, respirate profondamente, ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia, inspirate, spingete con l'addome e salite su. Girate questa volta il piede destro, ma anche la gamba destra, quindi siamo nella posizione del 2-0-2. Da questa posizione cerchiamo di aprire bene il petto e di aprire bene i fianchi. Quando ci sentiamo pronti, appoggiamo la mano destra a terra, il braccio sinistro in alto, in diagonale. Segue la stessa linea della gamba sinistra, lo sguardo che va al palmo della mano sinistra. E mantenete la posizione respirando profondamente. Rimanete lì e respirate. Ancora per 3. Ancora per 2. Rimanete ancora per 1. E spingete con i polpastrelli appoggiati al tappetino. Risalite su. Piano piano, guerriero 2. Girate sul lato opposto. Guerriero 2 sul lato sinistro. Da qui spingete e andate in Uttita Parsvakonasana, quindi appoggiate la mano destra a terra, la mano sinistra a terra e il braccio destro che si allunga. Mantenete la posizione con lo sguardo che va verso il palmo della mano destra, respirate profondamente ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia, spingete e risalite su, piano piano, vertebra dopo vertebra. Siete ancora in posizione centrale. Dalla posizione centrale incrociamo le mani in questo modo e vincoliamo le braccia. Apriamo bene il petto e andiamo in Prasarita Padottanasana, scendendo giù e portando le braccia verso la telecamera e quindi in avanti. E continuate a respirare, cercando di succhiare lo stomaco in dentro, il cosiddetto Uddiyana Bandha. E respirando profondamente mantenete la posizione, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Meraviglia, sciogliete di nuovo la posizione, piegate le gambe e risalite su, piano piano, vertebra dopo vertebra. Aprite le braccia orizzontalmente e poi le sollevate verticalmente. Aprite bene. E lavoriamo sempre a gambe divaricate in Prasarita Padottanasana con una variante. Questa volta con 3 dita andiamo ad afferrare gli alluci dei piedi.
Inspirate profondamente, lo sguardo che va in avanti, ed espirando, divaricate i gomiti e scendete giù. Divaricando continuamente i gomiti e succhiando lo stomaco in dentro, scendete giù. Cercate di scaricare le tensioni della testa, oscillando a destra e a sinistra, e mantenete la posizione ancora per 3, 2, 1. Meraviglia. Da qui non salite su, scegliete solo la posizione ed appoggiate le mani al tappetino, perché lavoreremo con un altro allungamento, questa volta con, vi faccio vedere, le braccia che vanno indietro. Quindi portate la mano destra indietro, la mano sinistra indietro, ruotata di 90 gradi e scendete giù. A questo punto cercate di scaricare tutte le tensioni delle braccia e sentite la testa che, per effetto della forza di gravità, scende ancora di più e si rilassa, si estende. Eventualmente potete oscillare anche la testa e sentite proprio tutto il corpo che respira, tutto il corpo che si allunga. E mantenete la posizione respirando profondamente per 3, per 2, per 1. Meraviglia. Da qui riportate le mani sulla linea dei piedi e piano piano risalite vertebra dopo vertebra. La testa è l'ultima a salire. Fate un profondo inspiro, sollevate di nuovo le braccia, incrociate le falangi, allungate e mantenete le gambe ancora divaricate, allungate, allungate e portate, sciogliendo le mani sui fianchi. Ficcate lo stomaco in dentro e questa volta delle estensioni facciamo delle posizioni ruotate, quindi oggi giochiamo sulle rotazioni. Riportate le braccia centrali, portate il piede destro a, scusate, il piede sinistro a 45 gradi, il piede destro a 90 gradi, mano destra sul fianco destro e il braccio sinistro che si solleva. Ora andremo a fare un triangolo ruotato, quindi inspirando, scendete giù piano piano e portate la mano sinistra all'esterno del piede destro. Portate il braccio destro in alto e siete nella posizione di rotazione del triangolo, quindi il famoso pari dritta trikonasana. Cercate di mantenere la posizione. Se non riuscite ad andare all'esterno del piede destro, potete mettere la mano sulla tibia o sul piede. E mantenete la posizione respirando profondamente, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Piano piano portate la mano destra sul fianco destro, spingete l'addome e piano piano ritornate in posizione centrale per ruotare poi di 180 gradi, portando la mano sinistra sul fianco sinistro, il braccio destro in alto che si solleva e da qui spingete in avanti, quindi flessione e poi portate la mano destra e il braccio destro all'esterno del piede sinistro e la mano sinistra che si proietta in alto, lo sguardo che va al soffitto e mantenete la posizione respirando profondamente ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Meraviglia. Spingete di nuovo con l'addome e risalite vertebra dopo vertebra. E da qui di nuovo ritornate in posizione centrale. Questa volta facciamo un'altra torsione, ma con la gamba piegata. Quindi dal guerriero 2 ci portiamo con le braccia in alto, ruotando il busto in guerriero 1. Poi ruotiamo anche il piede sinistro e appoggiamo il ginocchio sinistro al tappetino. Siamo nell'inchino e unendo le mani portiamo il gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro e puntando il piede solleviamo la gamba a sinistra, lo sguardo che va in alto e manteniamo la posizione. Se proprio volete potete appoggiare la mano sinistra al tappetino e il braccio destro in alto. E a questo punto siete in apertura con la torsione, la cosiddetta parivritta parsvakonasana. Mantenete la posizione e respirate profondamente, ancora per 3, ancora
per due, ancora per uno, e appoggiando la gamba e il ginocchio sinistro al tappetino, sciogliete la posizione, inspirate profondamente, il busto si raddrizza e poi puntando il piede sinistro vi portate prima in posizione centrale e poi ruotando andate di nuovo, questa volta al contrario, puntare e poi piegare la gamba destra, appoggiare il ginocchio destro, unire le mani, portare il gomito destro all'esterno del ginocchio sinistro. Lo sguardo va in alto, in pari dritta Parsvakonasana e poi puntando la gamba destra, sollevate il ginocchio destro e aprite le braccia. Lo sguardo che va al braccio sinistro, la mano destra atterra all'esterno del piede sinistro e mantenete la posizione respirando profondamente. Con questa apertura delle braccia continuate a respirare per 3, continuate a mantenere per 2, ancora per 1 e piano piano dolcemente la gamba destra a terra con il ginocchio a terra. Inspirate, aprite le braccia di nuovo con il busto dritto e riportate in posizione centrale e portate di nuovo le mani sui fianchi. Inspirate, aprite bene e poi sollevate le braccia. Il busto è aperto, le braccia sono sollevate e di nuovo scendete giù in posizione centrale. Scaricate le tensioni della testa, oscillate a destra e a sinistra. Ora anche qui andremo a fare una torsione, una rotazione, quindi prendete la mano destra e la portate all'esterno del piede sinistro e il braccio sinistro che si solleva. E quindi siete in una torsione con la mano destra sul piede sinistro e il braccio sinistro in alto. Mantenete quindi la posizione di torsione nello stesso allungamento, con lo sguardo che va verso il soffitto, ancora per 3. Ancora per 2, ancora per 1 e piano piano sciogliendo di nuovo, riappoggiate le mani al tappetino, lo sguardo che va in avanti, cercate di scaricare le tensioni portando idealmente il mentolo alla fronte verso il tappetino e poi portate questa volta la mano sinistra all'esterno del piede destro, sollevando il braccio destro. Lo sguardo che va verso il soffitto e siete nella torsione. Respirate profondamente in questo movimento. Rotazione in prasarita padottanasana, ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Meraviglia. Sciogliete la posizione, riportate le mani centrali. Inspirate profondamente, lo sguardo che va in avanti ed espirando, sciogliendo, piegate le gambe, curvate la schiena, succhiate lo stomaco in dentro e vertebra dopo vertebra risalite. La testa è l'ultima a salire con le braccia. Inspiro di nuovo, in alto le braccia ed espiro, sciogliendo. E vi portate questa volta consapevolmente all'inizio del tappetino. Con i piedi uniti in Samasthiti, portate le mani alle gambe e abbiamo aperto il nostro corpo. Adesso lavoriamo sulla posizione di, o meglio, sulla sequenza di Surya Namaskara per sentire il nostro corpo come smobilitato rispetto a farlo all'inizio questo movimento. Quindi da qui retraggo le scapole, inspiro, sollevo le braccia. Espiro, scendo giù in Uttanasana, scarico le tensioni, appoggio i polpastrelli al terra, mi tolgo la fronte alle ginocchia, inspiro, schiena parallela al tappetino, espiro, porto il piede destro indietro, il ginocchio tocca il tappetino, allungo la gamba sinistra, lo sguardo che va al collo del piede sinistro, poi piano piano con la schiena mi sollevo, piego la gamba sinistra, inspiro. Di nuovo, espiro, porto le mani al tappetino e porto il piede sinistro indietro nella posizione della panca. Petto, mento, ginocchia toccano il tappetino, appoggio il collo dei piedi e fluisco il bhujanga, la posizione del cobra.
apro bene in arco leggermente la schiena. Da qui punto i piedi e vado nella posizione del cane, con le gambe piegate o le gambe dritte, come voglio. Mantengo la posizione oscillando, quindi scodinzolando a destra e a sinistra con il fianco. E poi quando mi sento pronto, da qui sollevo la gamba destra, apro bene e porto la gamba destra tra le mani. Lo sguardo che va in avanti e con un atto di volontà porto la gamba sinistra e il piede sinistro tra le mani. Inspiro, lo sguardo che va in avanti ed espiro. Sciolgo la posizione, mento la gola, fronte alle ginocchia. Piego le gambe e vertebra dopo vertebra risalgo. La testa è l'ultima a salire, ritraendo le scapole. Inspiro. Apro bene, questa volta lo facciamo sul lato sinistro, espiro, sciolgo, appoggio le mani al tappetino, scarico le tensioni, porto questa volta il piede sinistro indietro, il ginocchio sinistro tocca il tappetino ed allungo la gamba destra, poi con un atto di volontà sollevo il busto, inspiro, apro bene il mio corpo, espiro, appoggio le mani al tappetino, porto il piede destro indietro nella posizione della palma. Petto, mento, ginocchia toccano il tappetino. Appoggio il collo dei piedi, apro bene, sono in bujanga, la posizione del cobra, in arco leggermente la schiena. Da qui punto i piedi e vado nella posizione del cane con la faccia rivolta verso il basso. Appoggio bene le gambe oppure i piedi, oppure posso mantenere le gambe piegate. E da qui quando mi sento pronto sarà la volta della gamba sinistra che si apre bene. Io psoas è allungato e porto il piede sinistro tra le mani. Rimango con la gamba destra sospesa, quindi in alto, e porto il piede destro con la gamba destra tra le mani. Inspiro, lo sguardo che va in avanti, espiro, sciolgo, scarico le tensioni, mento la gola, fronte alle ginocchia. E ancora una volta, vertebra dopo vertebra, risalgo. La testa è l'ultima a salire con le spalle. Inspiro, sollevo le braccia e questa volta vado a divaricare le gambe e scendo giù nella posizione della sedia, una variante del Surya Namaskara. Le braccia che sono in alto, mantengo la posizione e poi scarico le tensioni, appoggio le mani al tappetino, scarico e porto il piede destro indietro. Da qui, dal piede destro indietro, salgo su sollevando le braccia. Mantengo la posizione, respiro e poi apro le braccia nella posizione del guerriero per poi scendere giù e appoggiare subito le mani al tappetino, portare il piede destro sinistro indietro. Posizione della panca, petto, mento, ginocchia toccano il tappetino. Appoggio il collo dei piedi e fluisco di nuovo nel cobra. Apro bene, lo sguardo che va in alto. Piego le gambe. Questa volta porto i glutei ai talloni e allungo nella posizione del bambino, scaricando le tensioni e poi inspirando una leggera quadrupedia, punto i piedi e vado nel cane con la faccia rivolta verso il basso. Mantengo la posizione e da qui quando mi sento pronto è la gamba destra che si apre. Apro bene e di nuovo la gamba destra ritorna tra le mani. Da qui inspiro, sollevo il braccio, anzi tutte e due le braccia, apro bene e rimango nella posizione. Cerco di aprirmi un attimo in una modifica del guerriero 2 e poi appoggio le mani al tappetino, porto il piede sinistro tra le mani, inspiro di nuovo, piego le gambe nella posizione della sedia, sollevo le braccia, mantengo la posizione e inspirando risalgo su vertebra dopo vertebra, scarico le tensioni e sciolgo. Inspiro profondamente ed espiro, mani parallele. Ci siamo scaldati e siamo concentrati. Allora da qui uniamo i piedi nella posizione di Samasthiti con le braccia parallele. Ora andremo a fare delle posizioni di equilibrio, quindi fisseremo un punto e andremo prima di tutto con la gamba destra, quindi mano sinistra sul fianco,
iniziamo a sollevare la gamba destra e quando ci sentiamo pronti afferriamo o il ginocchio per i principianti oppure possiamo afferrare l'alluce per gli avanzati. Uttanasana Padangusthasana, quindi portiamo la gamba in avanti, retraendo la scapola, cerchiamo di fissare un punto e di mantenere il focus su quel punto. Con la gamba distesa oppure con la gamba piegata, cerchiamo di mantenere l'equilibrio sul lato sinistro e quando ci sentiamo pronti, da questa posizione vediamo di aprire la gamba destra all'esterno e portare il braccio sinistro verso sinistra e mantenere la posizione di equilibrio con braccio e gamba aperti, divaricati, in adduzione. Ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia! La gamba destra ritorna, la mano sinistra sul fianco, mano destra pure sul fianco, puntate il piede, mantenete la posizione ancora per 3, 2, 1 e sciogliete. Bravissimi. Da qui scaricate le tensioni, solleviamo di nuovo le braccia e le portiamo parallele. Ancora una volta, gamba destra forte, gamba sinistra che si solleva, afferro il ginocchio sinistro oppure l'alluce del piede sinistro, mano destra sul fianco e allunghiamo la gamba o manteniamo la posizione sul ginocchio sinistro. Respirate profondamente, mantenete la posizione, fissate un punto per l'equilibrio e divaricando la gamba sinistra vi aprite verso sinistra, braccio destro che si apre, lo sguardo che va al braccio destro e mantenete la posizione. Respirate profondamente, mantenete ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia. Ritornate con la gamba in posizione centrale, mano destra sul fianco destro, braccio sinistro e mano sinistra sul fianco sinistro. Puntate il piede, mantenete la posizione e sciogliete. Meraviglia. Da qui lavoriamo nella posizione posteriore, quindi siamo all'inizio del tappetino, come sempre inspirate, aprite bene le braccia e poi vi aprite sul lato destro con il braccio destro, che però in questo caso scende giù. Il braccio sinistro si solleva, stacco la gamba destra ed afferro con la mano destra il collo del piede e allungo bene. Allungo, scalcio e ruoto il mio corpo di 90 gradi. Sono nella posizione di Natarajasana, la cosiddetta danza di Shiva. Con la gamba destra allungata, con la mano destra sul collo del piede destro, apriamo bene la parte destra del nostro corpo, respiriamo profondamente ancora per 3, per 2, per 1. E piano piano, ritornando su vertebra dopo vertebra, sciogliamo la posizione. Andiamo a scaricare la gamba destra a terra. Inspiriamo, solleviamo le braccia e questa volta ci portiamo sul lato sinistro, portando il braccio sinistro a terra, sollevando la gamba sinistra, afferrando il collo del piede sinistro, sollevando il braccio destro. Spingiamo con la gamba sinistra e ci portiamo in avanti nella posizione di Natarajasana, la danza di Shiva. E mantenete la posizione aprendovi bene con il corpo sul lato destro, mantenendo ancora per 3, per 2, per 1. E piano piano scaricate la gamba dolcemente a terra e sciogliete la posizione. Da qui vi aprite bene, inspirate, sollevate le braccia, vi faccio vedere in posizione centrale, andremo a fare l'aquila Garudasana, quindi da qui portiamo il braccio destro sotto il braccio sinistro, uniamo i palmi delle mani, pieghiamo le gambe piano piano e portiamo la gamba destra affasciata alla gamba sinistra, quindi questo movimento.
e pieghiamo piano piano la gamba, mantenendo l'equilibrio. Respiriamo profondamente nella posizione, manteniamo la posizione, cercando di sollevare leggermente la schiena, ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia, da qui manteniamo la gamba destra sollevata e poi l'appoggiamo al tappetino. Scarichiamo le tensioni e facciamo la stessa cosa sul lato opposto, quindi sciogliamo le braccia, inspiriamo e portiamo questa volta il braccio sinistro sotto il braccio destro, unendo bene, incrociando, e quando ci sentiamo pronti pieghiamo le gambe, solleviamo questa volta la gamba sinistra e la affasciamo alla gamba destra. Piegandoci, manteniamo la posizione e respiriamo profondamente. Sciogliamo la gamba, la teniamo un attimo in sospensione e poi sciogliamo tutta la posizione. Inspirate, siete di nuovo all'inizio del tappetino e andiamo a fare una leggera flessione in avanti. Quindi scendo di nuovo, appoggio le mani al tappetino e porto il piede destro indietro, la gamba destra indietro, il piede destro a 45 gradi. E da qui porto le mani in avanti e cerco di portare il mento alla gola, la fronte al ginocchio sinistro. Inarco leggermente la schiena, curvo leggermente la schiena, cerco di portare lo stomaco in lento. E quando mi sento pronto da questa posizione di flessione, vedo di condirci ed aggiungerci un equilibrio, quindi staccando la gamba destra, apro il fianco, e quando mi sento pronto da qui, sollevo il braccio destro e porto lo sguardo, come abbiamo fatto per il triangolo, verso il soffitto, ma questa volta la gamba destra è sospesa in equilibrio. Quindi siamo in Uttita Ardha Chandrasana. Manteniamo la posizione con la gamba aperta, con il fianco aperto. Respiriamo ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia, sciogliamo, appoggiamo la mano al tappetino e quando ci sentiamo pronti solleviamo questa volta il braccio sinistro, mantenendo sempre la gamba destra sollevata. La gamba destra adesso non è aperta con il fianco, ma è parallela, quindi manteniamo la posizione, manteniamo questa volta la rotazione e l'equilibrio. Ancora per 3, 2, 1. Sciogliete la posizione, appoggiate la mano al tappetino sinistra, il piede destro e la gamba destra a terra. Scaricate le tensioni e risollevate piano piano vertebra dopo vertebra. La testa è l'ultima a salire. Retraete le scapole, sollevate le braccia e poi, incrociando solo i pollici, portate la gamba destra in avanti. Allungate bene il vostro corpo e con un atto di volontà portate prima in flessione il vostro corpo, sciogliendo le braccia, appoggiandole al tappetino. E poi portate questa volta la gamba sinistra e il piede sinistro indietro. Il piede sinistro è a 45 gradi, i talloni sono in linea. Le mani in avanti, il mento alla gola, la fronte al ginocchio destro. Scaricate le tensioni. E da qui, da un'altra posizione, da un'altra panoramica, potete vedere come, sollevando leggermente la testa, staccando la gamba sinistra, aprendo il fianco sinistro, appoggiando la mano destra al tappetino, potete sollevarvi e portarvi nella posizione della mezzaluna Ardha Chandrasana dritta, Uttita. Uttita Ardha Chandrasana, nella posizione di equilibrio e mantenete, respirando profondamente ancora per 3, ancora per 2, ancora per 1. Meraviglia, da qui
appoggiate la mano sinistra al tappetino, cercate di riallineare il fianco sinistro e portare questa volta il braccio destro in alto. E quindi siete nella posizione ruotata della mezzaluna. E respirate profondamente, ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia. Scaricate le tensioni, appoggiate la mano destra al tappetino, appoggiate il piede sinistro, scaricate di nuovo le tensioni, succhiate lo stomaco in dentro e salite su vertebra dopo vertebra, retraendo le scapole, la testa è l'ultima a salire. Le braccia si aprono, si extraruotano, incrocio i pollici, allungo bene le mani e le braccia e porto la gamba sinistra con il piede sinistro in samasthiti all'inizio del tappetino. Sciolgo e scarico le tensioni. E rimango un attimo in osservazione, unendo i palmi delle mani e portandoli al petto. E sentire effettivamente che cosa è successo in questa prima fase di transizione, nella quale abbiamo vissuto il riscaldamento, abbiamo vissuto l'estensione, abbiamo vissuto il movimento e l'equilibrio in piedi. Da questa frazione di movimenti passeremo ai movimenti da seduti e supini, per sentire tutto il corpo depositarsi nel tappetino e nello spazio che ci circonda. Ancora 2 respiri profondi prima di continuare la nostra transizione nelle posizioni sedute. E da qui sciogliamo le mani, inspiriamo, riapriamo gli occhi, solleviamo le braccia e divarichiamo le gambe e portiamo i piedi all'esterno. Io mi metto in posizione centrale per farvi vedere, siete all'inizio del tappetino. E da qui piano piano unite le mani e scendete giù, piano piano, nella posizione dello scuoto di Upavasana. E portate le mani e le braccia allungate in avanti, portando il mento alla gola, la fronte verso l'ombelico. Cercate di aumentare il grado di estensione, soprattutto di estensione del tratto cervicale, quindi del collo. Per poi portare lo sguardo in avanti, inspirare profondamente e da qui, quando vi sentite pronti, appoggiare la mano destra al tappetino e portare il braccio sinistro in alto. E poi appoggiare la mano sinistra al tappetino e portare il braccio destro in alto. Per poi scaricare le tensioni. E da qui, quando vi sentite pronti, portare la mano sinistra all'esterno e il braccio destro in alto. Per poi ritornare e portare la mano destra, questa volta all'esterno, e il braccio sinistro in alto, per abituare il vostro corpo nell'estensione laterale e posteriore. E da qui scaricate le tensioni e quando vi sentite pronti allungate leggermente la schiena, i polpastrelli sono appoggiati al tappetino e portate la mano destra e la mano sinistra a terra. Ora dolcemente cercate di depositare i glutei al tappetino, chiudendo eventualmente anche piano piano le gambe, e vi appoggiate con i glutei al tappetino. Ora i glutei sono appoggiati al tappetino e estendiamo le gambe, andando nella posizione del bastone o di Dandasana, quindi appoggiando le mani sulla linea dei glutei, inspirando profondamente. Questa volta sollevate le braccia, succhiate lo stomaco in dentro, curvate la schiena e vi portate in avanti in Paschimottanasana, la posizione della pinza. Potete afferrare il collo dei piedi, inspirando profondamente, lo sguardo che va in avanti, ed espirando, divaricate i gomiti, scendete giù, piano piano, vertebra dopo vertebra, mento alla gola, fronte alle ginocchia. Per poi di nuovo inspirare con lo sguardo in avanti, retraendo le scapole,
ed espirando, mentola a gola, piano piano fronte alle ginocchia. Ora potete addirittura anche afferrare con tre dita gli alluci dei piedi per avere una maggiore stabilità. Inspirate, allungate, allungate, allungate ed espirate. Scendete giù, divaricate i gomiti, piano piano scendete, scendete, scendete. E poi piano piano inspirate, ritornate su, sciogliete le mani e cercate di portare le mani e le braccia indietro, a una distanza di 10 cm dai glutei. Aprite bene il petto, puntate i piedi e sollevando il bacino andate nella controposizione che si chiama Urvottarasana, la posizione d'occidente. Mantenete la posizione andando ad estendere ciò che avete flesso. Quindi abbiamo flesso il busto, ora andiamo ad estenderlo e manteniamo la posizione per 3, 2, 1. Meraviglia. Sciogliete. Appoggiate i glutei al tappetino, riportate le gambe allungate. E questa volta andiamo a piegare la gamba sinistra, appoggiando il piede sinistro alla gamba destra. Ora andiamo a fare un piegamento in avanti con una rotazione, quindi Janushirasana. E come vedete da qui andiamo ad afferrare con tre dita l'alluce del piede destro. Inspirando sollevate il braccio sinistro e andate a portare il braccio sinistro verso o il braccio destro o il piede o addirittura potete appoggiare la mano sinistra alla spalla destra e mantenete la posizione respirando profondamente. Mantenete questa estensione ma allo stesso tempo una flessione. Ancora per 3, ancora per 2, mantenete ancora per 1 la posizione e poi piano piano la sciogliete, cercate di portarvi con le mani in avanti verso la pianta del piede e poi da qui sciogliete la posizione. Risalite piano piano vertebra dopo vertebra, appoggiate le mani al tappetino e allungate questa volta la gamba sinistra e portate il piede destro appoggiato alla gamba sinistra. Vi aprite in un'altra posizione, nella posizione posteriore, come potete vedere, afferrate con tre dita l'alluce del piede sinistro, il braccio destro che si solleva e portate la mano destra idealmente o verso il braccio sinistro o addirittura sulla spalla sinistra. E mantenete la posizione respirando profondamente. Ancora per 3, ancora per 2, rimanete ancora per 1. Meraviglia. E da qui sciogliete la posizione e portate le mani verso la pianta del piede, allungando ed eventualmente portando il mento alla gola, la fronte al ginocchio sinistro. Allungate e piano piano, vertebra dopo vertebra, risalite. La testa è l'ultima a salire. Le mani sono appoggiate al tappetino. Ora la controposizione sarà quella del cammello, quindi incrociate le gambe e piano piano salite su, portando il busto in alto, aprendo ancora siete a gambe incrociate e quando vi sentite pronti potete sciogliere le gambe, appoggiando la punta dei piedi al tappeto. E da qui cercate di afferrare con la mano destra il tallone destro e sollevate il braccio sinistro. Allungate bene il vostro corpo, allungate tutto il vostro corpo con il braccio sinistro indietro e poi piano piano fluite sul lato opposto. Quindi andate ad afferrare con la mano sinistra il tallone sinistro e il braccio destro che si allunga. Continuate ad allungare, 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 a mantenere la posizione. E poi, piano piano, sciogliete di nuovo. Mano destra, tallone destro, braccio sinistro che si allunga e la schiena va in estensione.
per poi sciogliere, andare sul lato opposto, afferrare con la mano sinistra il tallone sinistro, il braccio destro che si allunga e siamo in flessione con il nostro corpo. E piano piano sciogliete questa posizione andando ad appoggiare la mano destra anche al tallone destro. Aprite bene. Da qui non rimaniamo nella posizione per non andare a stressare il nostro corpo, ma andiamo ad appoggiare il collo dei piedi. E andiamo subito a piegare le gambe, ad appoggiare i glutei ai talloni, per poi unire le gambe, curvare la schiena ed andare in avanti con la testa alla fronte e sollevare i glutei. Allungare nella posizione della lepre e portare la fronte verso le ginocchia andando a camminare con le gambe e mantenendo la posizione respiriamo profondamente ancora per 3, ancora per 2, sentite il collo che si allunga ancora per 1 e piano piano i glutei si appoggiano ai talloni e piano piano risalite vertebra dopo vertebra. Meraviglia. Da qui portate le mani leggermente indietro e vi estendete nella posizione del diamante Suttanasana. Aprite bene il vostro corpo, aprite bene il petto, lo sguardo idealmente verso la parte posteriore del vostro tappetino. E poi con un atto di volontà scaricate le tensioni, appoggiate le mani al tappetino, portate il piede destro e il piede sinistro nella posizione della panca, indietro, per poi appoggiare petto, mento, ginocchia al tappetino, appoggiare il collo dei piedi, fluire in Bhujangasana, aprendovi bene. E quando vi sentite pronti da questa posizione, piegate di nuovo le gambe, puntate i piedi, andate nel cane con la faccia rivolta verso il basso. 2 respiri profondi, oscillando a destra e a sinistra. E poi, piano piano, sollevate la gamba destra, andremo nella posizione del piccione. Quindi da qui la gamba destra si appoggia dolcemente tra le mani. E siete con la gamba sinistra allungata. Inarcate leggermente la schiena e portate le braccia in avanti e cercate di portare il busto appoggiato alla gamba destra e mantenete la posizione respirando profondamente ancora per 3, per 2, per 1. Piano piano riprendete le mani e le portate sulla linea dei piedi. Inspirando profondamente, puntate il piede sinistro e sollevate la gamba destra, aprendovi ed appoggiando la gamba destra al tappetino dolcemente. Oscillate ancora nella posizione del bambino e poi con un atto di volontà la gamba sinistra che si apre e portate la gamba sinistra tra le mani, come avete fatto prima. Da qui nella posizione, inarcate leggermente la schiena, siete nel piccione e ora quello che andrete a fare dalla posizione del piccione è piegare il busto e portare le braccia in avanti. Cercate di portare eventualmente la fronte al tappetino e mantenete la posizione ancora per 3, per 2. Per 1. Meraviglia. Da qui di nuovo appoggiate le mani sulla linea della gamba, puntate il piede destro, sollevate la gamba sinistra bene e riappoggiate la gamba e il piede sinistro al tappetino. Da qui piano piano piegate le gambe, vi trasformate di nuovo nel cobra, inarcando la schiena. Quando vi sentite pronti, piegate di nuovo le gambe, allungate e riportate con le braccia in avanti nella posizione del bambino
per poi piano piano camminare con le mani, cercando di raggiungere la linea delle ginocchia. E da qui, quando vi sentite pronti, piano piano piegate le gambe e cercate di sedervi a gambe incrociate per allungare le gambe e portarsi all'inizio del tappetino, nelle ultime posizioni, aratro candela a mezzo ponte. Allungate e portate i piedi, proprio i talloni, all'inizio del tappetino e scendete giù con la schiena, piano piano, vertebra dopo vertebra, e appoggiate. Appoggiate i palmi delle mani al tappetino e quando vi sentite pronti, da qui con l'addome spingete e portate le gambe perpendicolari al tappetino e poi con un atto di volontà spingendo portate le gambe verso la testa nella posizione dell'aratro, quindi il mento alla gola, la fronte alle ginocchia e incrociando le mani, come potete vedere siamo nella posizione completa dell'aratro. Potete anche eventualmente piegare le gambe per enfatizzare la posizione oppure mantenere sempre le gambe allungate. Mantenete la posizione e respirate profondamente, ancora per 3, per 2, per 1. Ora appoggiate le mani ai fianchi e sollevate le gambe. Cercate di chiudere i gomiti e di mantenere ancora una volta la posizione della candela, mantenendo le gambe perpendicolari. Più chiudete i gomiti, più riuscite a mantenere la posizione perpendicolare ed eretta del vostro corpo. Continuate a respirare profondamente, ancora per 3, per 2, per 1. Meraviglia. Piano piano appoggiate dolcemente la gamba sinistra al tappetino, appoggiate dolcemente anche la gamba destra al tappetino, siete in Setubandhasana, la posizione del mezzo ponte, e respirate profondamente in questa posizione, cercando di aprire bene il petto e di mantenere il bacino in alto. E poi piano piano sciogliete le mani, appoggiate dolcemente la schiena vertebra dopo vertebra al tappetino e da qui portate subito le gambe al petto afferrandole con le braccia, potete oscillare a destra e a sinistra e da qui con un atto di volontà, quando vi sentite pronti, allungate la gamba sinistra. E facciamo un piegamento laterale portando la gamba destra verso sinistra, aiutata dalla mano sinistra, lo sguardo che va verso il braccio destro che è aperto. E siete in una torsione dove la parte bassa del vostro corpo si scarica, si rilassa. Sente la torsione anche la parte degli organi interni. Sente la torsione anche la testa, il tratto cervicale, le spalle sono aperte sul lato destro, sono leggermente contratte sul lato sinistro. E piano piano riportate le gambe in posizione centrale, con lo sguardo verso le ginocchia, curvando leggermente la schiena, portando la fronte alle ginocchia e poi allungate la gamba destra e portate questa volta la gamba sinistra all'esterno con lo sguardo verso il braccio sinistro, mantenete l'allungamento, sentite ancora una volta gli organi interni, il colon ascendente, la milza e il pancreas, sentite anche lo stomaco oltre che la schiena, i lombari. Sentite tutto il corpo in torsione e anche il collo, per poi piano piano
riportare di nuovo le gambe piegate al petto, avvolte dalle braccia, la testa verso le ginocchia e poi sollevando le gambe afferriamo la pianta dei piedi con le mani nella posa del bambino felice, la Mandapalasana, cercando di aprire questa volta i fianchi, cercando di aprire le anche e manteniamo la posizione cercando di spingere con le mani sulla pianta dei piedi e poi piano piano quando ci sentiamo pronti da qui lasciamo andare le gambe al tappetino e ci rilassiamo nella posizione di Shavasana cercando di sentire il corpo portando i palmi delle mani rivolti verso l'alto, le gambe divaricate e tutto il corpo disteso sul tappetino, occhi chiusi, mente calma e cerchiamo di sentire che cosa è successo in quest'ora di pratica nel nostro corpo, dalle posizioni di estensione alle posizioni di riscaldamento, posizioni di equilibrio, le posizioni sedute, le contrapposizioni supine. E respiriamo semplicemente, sentendo cosa è successo. Sentiamo il tallone appoggiato al tappetino. Sentiamo la pianta dei piedi, sentiamo i glutei appoggiati al tappetino, le gambe, le cosce, i polpacci. Sentiamo le braccia appoggiate al tappetino, dai gomiti agli avambracci, le spalle, le scapole. La nuca. Il dorso delle mani. Mettiamo la parte frontale, quindi dalla fronte. Gli occhi, le narici, le labbra, il collo, il busto, il petto, l'addome. Ventre, bacino, quadricipite destro o quadricipite sinistro. Collo del piede destro o collo del piede sinistro. Il corpo appoggiato sul tappetino. Quindi delle mani rivolte verso l'alto. Respiro calmo, respiro naturale. Respiro profondo nell'espirazione. Respiro deciso nell'inspirazione.
diciamo, il nostro corpo che fluisce dalla punta dei piedi alle dita delle mani. Punti terminali, punti di contatto con il nostro spazio. Piano piano, quando vogliamo, cominciamo a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi. Muovere la nuca destra, sinistra, muovendo le dita delle mani e le dita dei piedi. E con un atto di volontà portiamo le gambe unite e le braccia allungate oltre la testa. Con un atto di volontà inspiriamo, allunghiamo il nostro corpo, immaginiamo di essere una corda, trattenendo il respiro, trattenendo le tensioni muscolari, continuiamo ad inspirare, allungare e poi espirando sciogliere. Ancora una volta inspirando allunghiamo tutto il nostro corpo, piedi, mani, testa, spalle, tratteniamo il respiro, tratteniamo le tensioni e poi ci lasciamo andare. Ora ci portiamo sul lato sinistro, in posizione rannicchiata, andando ad appoggiare la mano destra al tappetino e sempre ad occhi chiusi a fluire in posizione seduta, gambe incrociate, portando la mano destra sul tappetino, sul petto e la mano sinistra sull'addome, e sentendo cosa è successo in questa pratica di consapevolezza, in questa pratica di scioglimento, in questa pratica di allungamento, in questa pratica di risveglio del nostro. Idealizziamo, pensiamo a un sankalpa, a un principio di volontà, anche solo una parola, associata e associabile a questa giornata o all'intera settimana. Come pace, come resilienza, come volontà. Portiamolo come dono o elemento, come risultato finale della nostra vita. Quando vogliamo possiamo mantenere questa posizione sentendo il respiro che fluisce dal petto, dall'addome e fluisce fuori sempre dal petto. Potete unire le mani e portarle al petto. E poi portare le mani congiunte al fronte. E da qui ringraziare tutti, in particolare voi stessi, per la pratica di propriocezione. Natali. Con il cuore e con la mente vi ringrazio e ci vediamo nel fine settimana oppure il mercoledì mattina. Namaskar e Namaste. E buona giornata da vivere nuovamente con una mente nuova. Grazie. Grazie Luca. Grazie mille.